Ciao ragazzi, mi trovo qui a Firenze, adesso sono nel teatro e oggi c'è una convention, un team building di Film Domestic dove canterò Ogni favola è un gioco. Sul canale di Scherzi di coppia è uscita l'intervista fatta a Radio 105 su Distante, e andate subito a vedere, la trovate nell'info box, mi raccomando, sono molto contenta. Firenze è molto bella, ho tante cose da raccontarvi, magari ve le racconto durante il viaggio. Rimanete con me. A prescindere da cosa racchiude il presente, accettalo come se avessi già scelto. Collabora sempre, non agire contro di esso. Fattolo amico e alleato, non nemico. Tutto questo si trasformerà miracolosamente nella tua vita. Con questa frase sto andando a Firenze. Beh, chi l'avrebbe mai detto? Ciao! Adesso vi faccio vedere il mio vestito, venite. È quello lì. Adesso lo metto un po' Wendy. Ti amo, disse il piccolo principe. Anche io ti voglio bene, rispose la rosa. Ma non è la stessa cosa, rispose lui. Eccolo qua. Voler bene significa prendere possesso di qualcosa, di qualcuno. Significa cercare negli altri ciò che riempie le aspettative personali di affetto, di compagnia. Voler bene significa rendere nostro ciò che non ci appartiene, desiderare qualcosa per completarci, perché sentiamo che ci manca qualcosa. Voler bene significa sperare, attaccarsi alle cose e alle persone a seconda delle nostre necessità. E se non siamo ricambiati, soffriamo. Quando la persona a cui vogliamo bene non ci corrisponde, ci sentiamo frustrati e delusi. Se vogliamo bene a qualcuno, abbiamo alcune aspettative. Se l'altra persona non ci dà quello che ci aspettiamo, stiamo male. Il problema è che c'è un'alta probabilità che l'altro non sia spinto ad agire in modo diverso da come vorremmo, perché non siamo tutti uguali. Ogni essere umano è diverso, è un essere a sé stante. Amare significa desiderare il meglio per l'altro, anche quando le motivazioni sono diverse. Amare permettere all'altro di essere felice, anche quando il suo cammino è diverso dal nostro. È un sentimento disinteressato che nasce dalla volontà di donarsi, di offrirsi completamente dal profondo del cuore. Per questo l'amore non sarà mai fonte di sofferenza. Possiamo amare qualcuno solo quando lo conosciamo davvero, perché amare significa fare un salto nel vuoto. Amare è attribuire all'altro un posto nel cuore affinché ci resti in qualità di partner, di madre, di padre, di figlio, di amico. Amare è sapere che nel cuore dell'altro c'è un posto speciale anche per noi. Adesso ho capito, rispose la rosa dopo una lunga pausa. Il meglio è viverlo, le consigliò il piccolo principe. Ecco il mio make-up finito, sono diventata un po' Wendy, come vedete, con un molto illuminante che fa effetto bimba e devo solamente lavarmi i denti e poi sono pronta. Eccomi qua, faccio vedere allo specchio. Eccomi qua. E che state facendo? Mettete subito un like. Questo sicuramente è uno dei look che preferisco, è quello più naturale per me, è quello con cui mi trucco anche tutti i giorni, quindi qualcosa, una base molto leggera, un po' gli occhi truccati, ma leggerissimo, perché secondo me il trucco deve essere così, poco ma buono. Appena finito mi cambio, mi cambio! Abbiamo finito il team building qui di Film Domestic, adesso a casa. Devo prendere il treno e poi arrivare dalle mie patatine e poi uscire dalla mia.